premio, annunciamo, che sale sul palco Giancarlo Magalli. Grazie Giancarlo, grazie. Io so chi è il primo, ed è una cosa abbastanza bella che sia successa, è incredibile, però va bene, poi se lo merita. Infatti, perché poi scopriremo il perché, dopo lo diciamo. Giancarlo, che vuoi? Se ci vuoi dire qualcosa rispetto intanto alla manifestazione, come sei stato stasera, a parte il caldo, purtroppo. La manifestazione, devo dire che nonostante ci sia dietro Elio Cipri, è venuta benissimo. Mi sembra molto ben riuscita, quindi è un miracolo praticamente. È una bella manifestazione dedicata a un personaggio che è nel nostro cuore. La bellezza di Franco è che è nel cuore di chi l'ha conosciuto, come di chi lo ha solo ascoltato, come di chi c'ha un disco, chi è andato ai concerti, tutti gli vogliono bene nella stessa maniera. Io l'ho conosciuto, eravamo amici, una volta lui mi disse: Giancarlo, da quanti anni si conosciamo? E disse: Fra, si conosciamo da quando c'avevi il naso. Ed erano tanti anni. Gli volevo bene, gli voglio ancora. Io ho scritto tra l'altro per lui la sceneggiatura dell'unico film che ha fatto Franco, che era Due strani papà. È una sceneggiatura che ho scritto io e che lo raffigurava come un benefattore che aiutava i bambini, adottava un bimbo trovatello, una figura umanitaria. Il giorno che è uscito il film l'hanno messo in galera, tanto che il produttore ritirò il film perché disse: vabbè dai, è lì Califano che fa, non si può, è in galera, dai, è galera. Ritiriamo il film, ma tanto si sa, sta una settimana, 10 giorni, poi lì è 3 anni che sta. Però insomma alla fine il film è uscito. Però voglio dire, il vero Califano era quello del film, era un uomo col cuore in mano, era un uomo generoso, un uomo buono, un uomo che voleva bene alle donne, ma pure agli uomini, però pure ai bambini, insomma voleva bene alla gente. E la gente è sempre ricambiata. Grazie. Grazie. Primo classificato della sezione poesia del premio Poeta Saltimbanco, premiato da Giancarlo Magalli, questa sera è Luca Sciaretti con Il Sorcio e la Cagna. Recidivo, perché per il secondo anno di seguito vince il primo premio. Seconda volta. Scusate le spalle. Cosa dire? Ma scusate, ma allora no, grazie a tutti veramente, soprattutto per questa grande serata in memoria del maestro, che era in giuria assieme al grande Remo, perché erano in giuria tutti e due questa sera, presenti tra noi. E un ringraziamento a voi dalla giuria, sono veramente commosso. E a tutte le persone che sono venute, i familiari, gli amici e a tutte le persone che hanno passato con noi questa bella serata. Grazie mille. Secondo anno, vincitore per il secondo anno. Bene, allora io faccio, la serata è finita, proviamo con